Fedez e Chiara Ferragni, il rapper e la blogger designer, la coppietta seguita da 20 milioni di followers, ha fatto un bel regalo al nostro Golfo dei Poeti. Lo ha fatto postando immagini e commenti entusiastici del fine settimana che hanno trascorso nelle Cinque Terre, dopo aver fatto sosta a Porto Venere con il loro yacht. È vero che hanno avuto qualche contrattempo, soprattutto a causa dei cacciatori d'autografo, ma lo spot al nostro tesoro paesaggistico è sicuramente uno spot col botto, considerando la loro popolarità sui social. Pensate che a Firenze l'amministrazione comunale ha lanciato un appello ai giovani influencer, che sono individui capaci di veicolare messaggi a migliaia e migliaia di persone, affinché raccontino le attrattive della città e richiamino turisti. Si tratta di un nuovo tipo di marketing veloce ed efficace che può rivelarsi prezioso in tempi come questi in cui il turismo è stato messo in crisi dalla pandemia. Fedez e la Ferragni hanno alloggiato in una suite a Manarola con terrazza affacciata sul mare e servizi di gran pregio. Hanno scelto la qualità che in questa fase rappresenta un richiamo vincente per intercettare la fascia alta dei potenziali visitatori. Incrementare le strutture ricettive nel segno del comfort può farci fare un salto di qualità tenendo conto che la pandemia ha provocato significativi cambiamenti nella domanda turistica e oggi sono in aumento le richieste per soluzioni alberghiere di lusso, case con piscine o con terrazze, con grandi terrazze, casolari immersi nel verde, eccetera. C'è un segmento di potenziali visitatori disposti a spendere di più purché possano contare su servizi di pregio. Il lockdown, con le prenotazioni annullate soprattutto dall'estero a giugno e a luglio, ma anche ad agosto, ci stimola a ripensare il nostro turismo, che è cresciuto negli ultimi anni del 10% l'anno. I tour operator quest'anno sperano di chiudere la stagione terribile, registrando almeno il 25% del fatturato dello scorso anno. Nel frattempo, possiamo lavorare per un'offerta turistica più variegata, con pacchetti da vendere nel mondo che, oltre ai paesaggi mozzafiato di cui siamo ricchi, proponga una rete fitta di sentieri, ripristinando quelli chiusi, a cominciare dalla Via dell'Amore, che proponga escursioni in canoa, in mountain bike, immersioni subacquee, itinerari enogastronomici. Dopo l'emergenza sanitaria ci sarà quella ambientale e noi spezzini abbiamo un grande patrimonio da conservare che sono le Cinque Terre. E per conservarle è necessario recuperare le terre incolte che sono il 92% della superficie che era coltivata negli anni 70, pensate, 20, 92%, che significa 1000 ettari, più di 1000 ettari di terre incolte. Il turismo delle Cinque Terre si difende anche rilanciando l'agricoltura, come ha sostenuto recentemente la Coldiretti. La politica del turismo ecosostenibile, insomma, passa anche da qui.